Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Dopo tanti Android presenti all'IFA di Berlino, adesso ci concentriamo su Symbian con Anna e Belle che abbiamo qui accanto. Partiamo con Nokia 500, è il nuovo smartphone che arriverà presto anche nel nostro mercato in Italia, uno smartphone di medio livello, medio basso, con processore da 1 GHz, 512 MB di RAM e l'aggiornamento Symbian Anna. Ovviamente verrà aggiornato anche questo a Symbian Belle appena sarà disponibile alla fine dell'anno e troviamo quindi l'aggiornamento Anna che ci permette di accedere a tutti i servizi che ormai ben conosciamo su Nokia con uno stile leggermente rinnovato, delle icone più carine con questo effetto sfondato che poi vengono riprese anche da Symbian Belle, ma un aggiornamento che non va a stravolgere il sistema operativo in senso stretto, quindi Symbian rimane quello che ormai siamo abituati a vedere con tutti i menu e le impostazioni nei modi e nella forma che ormai conosciamo bene, ma che vedranno in Belle un cambiamento significativo. A livello della home troviamo la possibilità di aggiungere e rimuovere i widget, ci permette di aggiungere una serie di funzionalità rapide, widget, collegamenti e via discorrendo. Inseriamo ad esempio il National Geographic, possiamo rimuoverlo, possiamo gestire gli spazi, modificare la posizione dei widget e tutte quelle funzioni che abbiamo già visto comunque con Symbian Anna e Symbian S3 nella precedente versione. Tre home che si muovono a 360 gradi, quindi sono a uno scorrimento infinito. La velocità software è discreta, non è eccezionale come ci potrebbe aspettare da un processore da 1 GHz, ma comunque Symbian Belle andrà a migliorare ancora queste performance e le performance di Symbian. Entriamo nel menu. Nel menu troviamo tutta la parte relativa al mondo dei social network, al mondo dei giochi, troviamo qui Facebook e Twitter nel mondo dei social network, troviamo poi il mondo dei giochi, dicevamo appunto prima, con in questo momento le applicazioni vuote, ma attraverso i servizi Ovi, soprattutto l'Ovi Store che troviamo qua, possiamo scaricare tutte le nuove applicazioni, i nuovi giochi direttamente da internet e in questi ultimi mesi le applicazioni all'interno dell'Ovi Store sono migliorate e anche qualitativamente sono cresciute. Musica, reparto musicale completo con anche Shazam che ci permette di riconoscere i brani direttamente registrando un pezzettino del brano e ovviamente non manca la radio presente appunto su questo smartphone ma comunque su quasi tutta la gamma Nokia. Ricordiamo che il Nokia 600 sarà l'unico smartphone Nokia con la possibilità di ascoltare la radio senza cuffie. Il Nokia 500 che abbiamo davanti invece necessita le cuffie per appunto ascoltare la radio. A livello hardware, testa tasti frontali, le due cornette, tasto centrale per il menu, bilanciere del volume, blocco sblocco, jack da 3,5 mm, connettore micro USB, connettore classico Nokia per la ricarica, pulito l'altro lato, il microfono inferiormente. Ovviamente possiamo anche ruotare la schermata in Escape qualora volessimo ruotare il telefono. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Simone e Giuseppe. Un saluto a tutti i lettori di Niccolò da HD Blog. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Niccolò e Simone.